Robbie Williams, ti racconto 50 anni di vita e 30 di carriera in 3 minuti. Musicista, songwriter, performer, hitmaker, sono moltissime le canzoni che ci vengono in mente quando pensiamo a Robbie Williams, partito dall'Inghilterra per arrivare al mondo. Ha solo 16 anni quando entra a far parte di una delle boy band più conosciute e influenti della storia. Sono i Take That, chi se le ricorda? La band britannica, con 5 componenti, si forma nel 1990 e mette subito a segno un successo dopo l'altro. Anche se ha solo 16 anni, Robbie Williams si fa subito riconoscere all'interno della band, perché è un cantante e un musicista, ma è anche un vero entertainer. Dopo 5 anni, però, decide di lasciare la band e fa partire ufficialmente la sua carriera da solista. L'anno successivo alla sua partenza i Take That si sciolgono, quindi la storia di questa band sembra un po' finita. Però non è proprio così, ma ci arriviamo dopo. Williams decolla, arrivano gli album, i concerti, i tour, ci sono alcune sue canzoni che ti agganciano, ti conquistano e non ti lasciano più andare. Cioè anche a distanza di anni sono ancora qui, quindi sembrano quasi un po' immortali. È il caso per esempio di Angels, una canzone enorme che Robin Williams ha proprio definito la canzone che cambia tutto. Ma ci sono state anche battute d'arresto, brani e album non apprezzati, come Rude Box, un album del 2006 in cui Williams credeva veramente molto ma che è stato stroncato dalla critica. In seguito a questo album, infatti, Williams ha abbandonato le scene per un paio d'anni. La pop star negli anni ha avuto un rapporto veramente complesso con la fama, quindi ci sono vette ma anche molti abissi. La musica lo ha portato a diventare un artista veramente enorme, però ha avuto anche delle conseguenze negative, soprattutto legate alla salute mentale. So I face the final curtain. In un documentario uscito di recente su Netflix, che si chiama proprio Robbie Williams, l'artista ha raccontato senza filtri la sofferenza che ha vissuto in quegli anni. Parliamo quindi delle difficoltà di vivere all'interno dello star system e dell'industria musicale, che a volte possono diventare tossici, come appunto descrive Robbie Williams. There was jealousy. You'd be able to watch the documentary when you're much older. What happened? A lot. Poi c'è anche l'influenza dei media e i titoli dei tabloid, soprattutto quelli inglesi. Parliamo del giudizio, della pressione, delle aspettative di pubblico e critica e anche della paura del fallimento. Un periodo in cui è anche diventato dipendente da alcol e droghe, entrando più di una volta in rehab. Piano piano però Robbie Williams si è poi risollevato. Nel 2010 annuncia il suo ritorno con i Take That dopo 15 anni. È un ritorno temporaneo, ma è un grandissimo ritorno, attesissimo da una marea di fan, con tanto di album e tour di reunion. Robbie Williams oggi ha 50 anni, ma col suo modo di stare sul palcoscenico non è cambiato. Quindi una maniera di fare spettacolo, di fare pop e un'attitude veramente inconfondibili. Se avete qualche commento su Robbie Williams, fatecelo sapere qui sotto.